Sono Ascario. Ecco, sei davanti alla chiesetta nella piazzetta di Scario. Ha da passare la nottata, leggo, la nottata è passata. E dove l'hai trascorsa? E come? Ascario, guarda, molto carina Ascario, veramente. Io poi ci torno spesso perché le persone sono molto accoglienti. E da quanto tempo pratichi questa casa, Scariota? Guarda, saranno 5 o 6 anni, si mangia bene, si sta bene. L'altro giorno mi hanno omaggiato con un caciocavallo tanto. Ma tu dove alloggi? Sono stato un paio di giorni all'Hotel Giardino e poi su una barca. Ah, sono con mia moglie, quest'anno è venuto pure mio fratello e mio nipote, quindi diciamo in famiglia. Come trascorrerai questo weekend? Uscendo in barca e facendoci un grande bagno e stare in famiglia, perché quest'anno con questa pandemia non si sa in realtà come comportarsi, anche se tecnicamente siamo tutti vaccinati, poi mio fratello è medico, quindi però stiamo in famiglia, siamo a bordo di una barca, siamo cinque Andrai persone. verso Camerota oppure verso Maratea? Dove ti dirigerai? Guarda, penso che andremo verso Marina di Camerota. Spero Oh mio. rinfreschi se riusciamo a beccare una boa. Come mai hai deciso di metterti a dieta? Quest'anno in particolare mi sono dovuto per forza mettere a dieta perché avendo avuto il Covid, una serie di problemi, sia io che mia moglie, e lo pneumologo ci ha dato proprio una terapia e diciamo una riabilitazione, quindi tutti i giorni si corre, si cammina, una dieta abbastanza ferrea, però una settimana a Scario si può pure sgarrare, insomma, glielo ho anche detto. È Rispetto a motivo per 7-8 cui mesi. alla fine ho perso 14 kg. E che cosa ti è rimasto della malattia? E gli strascichi non sono una passeggiata. Io sono uno dei pochi che ha perso l'udito all'orecchio sinistro col Covid, uno dei, se non sbaglio, 1500 d'Italia, e lo sto recuperando piano piano, ancora ho il 20% in meno. Come tu conosci il Cilento, lo stai imparando a conoscere. Che cosa apprezzi di questa realtà? È ancora molto genuina e questo è un grande valore.